E come se ne di nuovo qua? Andare a prendere la nostra auto super figa? Ma scusa, Mr. G, era qua che dovevo andare, perché tu dici no? Sì. Vedere mappa. Ah no. Così. Devo andare lì sopra. E se qualcuno qua sopra? Sparare al piccione. Ah, io dovevo essere qui e fare il film. Mamma, per favore, sto lavorando! Beh, oh, ho avuto il tuo rapporto, non male. Beh, di quell'edificio murato. Pensiamo che la PR tenga un ostaggio lì dentro, uno straniero come te. Vai lì e libero. Se pensi che può servirti, finisci la ricognizione. Edificio murato. Andiamo all'edificio murato. Guarda un passare. Decento. Vai. Fammi passare, Regito! Io lì trovare armi e andare a prendere i caricatori. D'oro. Edificio murato. Parla di questo o di quello? Aspetta a vedere mappa. Essere quello. Combattimento di galli! Dai, combatti! Gallina! Ma sei gallo o gallina? Combattete! Ma va a morire, mazza! Facciamoci un bel brodo di pollo questo. Ma sembra un po' brodo di pollo, avanti! Ehi, amico! Chi sei? Oh cacchio! La malaria ti prende! Ti viene a svenire! Devo salvare e prendere medicine. La prendi medicine, ehi, amico, fammi uscire, dai. Non dovevi finire qui dentro. Ma no? Tu chi sei? La prova. Grazie. Ma tu ciao, amico. Spunti? Sei evaso dalla tua cella? Sei troppo malato per stare qui fuori. Beh, tu cosa fai? Hai un nuovo amico. Durante le missioni il tuo migliore amico ti contatterà per offrirti dei modi alternativi per svolgere e ottenere le ricompense, ok. Conosco uno che può aiutarti, troviamoci da Mike e ti darò l'aggancio. Vai. Ok, amico, giai. Oh, mamma, rottura! Pronto, mamma? Ah, eccellente. Ah. Oh, ciao. Aspettavo proprio che fossi tanto in gamba. Molto bene. Chi lavora bene viene ricompensato. Vendo al mattatoio e ti pagherò per quello che hai fatto. Ok, vendo al mattatoio a prendere i soldi. Fatti trovare quei soldi pieni. Voglio una mazzetta tanta di soldi, hai capito? Non ci vedo più un cacchio. Dove devo andare io? Andare di là o andare al mattatoio? Aspetta, questo significa mattatoio. Shadow significa mattatoio. Casa della macellazione. Ma io devo prendere sto cacchio di cucina sul posto di niente. Ormai ho preso questo e ho detto questo. Ok. Cacchio. No, sono finito sopra gomma. Come sei così scarognato io? No. Io sono sgarognato la mia macchina bella, come fa? Ecco, scusa, vai, bella. Aspetta, qua c'è il segnale. La rimaginazione del cacchio.
era qua. Preparare soldi. Preparare soldini. Dove se ne porta? Ciao, ecco porta. Aprire porta. Apro porta. Ciao amico. Dammi la grana. Ok. Ti do un consiglio. Quell'unica moneta sono quei cazzo di diamanti grezzi. Non accettare banconote da nessuno, servirebbero solo a pulirti. Se lavori per l'UFLL, sei pagato in piedi. Allora, uno dei miei, non troppo sveglio, ieri ha portato qui una cassa di diamanti. Quel coglione l'ha nascosta da qualche parte nel campo e poi si è fatto sparare in faccia in città. Magari sei stato tu. Comunque, se trovi qui, i diamanti sono tutti tuoi. La cassa manda un segnale che puoi individuare sulla tua bussola. Se sei furbo, per prima cosa compra delle medicine. Con la malaria non si scherza. Vatti a fare un goccio al bar di Mike, pieno di agenti indipendenti. Rimettiti in salute e vieni all'ufficio del fronte in città, così ti presento Cacumba e Papia. Ehi, apri la porta. Ok, amico. Fare tutto quello che hai detto. A volte, quando la mappa è aperta, vedrai lampeggiare una luce verde sul GPS. Significa che vicino a te c'è una valigetta di diamanti. La luce lampeggerà più velocemente man mano che ti avvicini alla valigetta. Guarda la sua direzione, la luce rimarrà la luce smetterà di lampeggiare. Va bene, capirò io. Dove stare sto? Ecco che lampeggia. Dove stare tu, valigetta di diamantoni? Dove sei tu? Eccoti. Dove sei, valigetta di diamantoni? Dov'è? Ecco. E se qua sopra? Eccolo. 10 diamantoni! Ho trovato una delle 221 valigette! A posto, le armi lasciate cadere dei nemici sono vecchie e inaffidabili. Ma io ho un negozio di armi, preso il bar di Mike per comprare con quei diamanti nuove armi più efficaci che non si ceppano. Va bene, andiamo al bar. Questa macelleria fa schifo, orribile. Devo aspettare qua. Devo prendere auto migliore di questa. Questa qua. Mi piace questa? Devo prendere il mitragliatore e fare. Cioè, praticamente gli ho scaricato un caricatore sopra e non si è fatto manco un buco. Va bene. Allora, guardare mappa. Andare. Ecco, R. Ok, andiamo di là. Spala, devo spala. Dove non mi dice il segnale? A destra? Ah, è qua. Cammina più veloce questa macchina, molto più bella. Andare a sinistra.
Vuoi portare tu auto, mi piace? Io mi riposo i miei nati che piangono. Siamo a Bala! La città dice il cessato il fuoco. Ciò significa che non puoi sparare a nessuno. O sarai colpito a tua volta. Consulta la mappa per vedere i confini della zona di cessato il fuoco. La chiesa del fuoco. Ok, andiamo da qua. Giusto, andare dritto. Già la diceva di andare qua, ora dice qua. Ok, è uscito da Bala. Ecco i bar della zona Meditarmi, parcheggio qua, secondo te mi frego la macchina qua? Secondo te mi frego la macchina? Passa? Andare a fare un piscio e prendere una birra, aspetta, comprare armi, andiamo a comprare armi, va? Questo edificio è un negozio di armi. Qui potrei usare diamanti per acquistare e potenziare armi di equipaggiamento. Andiamo. Amico, c'è nessuno? Se il trafficante d'armi è qui, ti offrirà missioni per sbloccare nuove armi di equipaggiamento che potrai acquistare col computer. Al momento del trafficante d'armi non è disponibile, torna più tardi. Il computer! Allora, no, fucile questo qua, comprare questo, costa 6 punti, e comprare pure il fucile, oppure cosa conto di comprare? Manuali, equipaggiamento, niente, comprare quelle cose là, comprare questo, acquista, acquista, ok, perfetto, ora andare al nostro magazzino, che si trova qua, e prendere le armi nuove nuove. Eccola qua, prendere la mitra o prendere il fucile? Dove è il fucile? A questo qua, prendere mitra, buttare quello vecchio. Ok, perfetto, ora andiamo al bar, facciamo un goccio di pipì e parliamo con i nostri amici, vediamo se c'è una birra. Che schifo di bar! Orribile! Orribile! Comunque, qua noi chiudiamo il video, è stato molto bello. E continuiamo con l'avventura al prossimo video dal grande potente Oz, chiappe bianche e Mr. G, chiappette piccole. Un saluto! Ciao, ciao!